Andiamo a vedere una nascita di Boletus edulis, il porcino per eccellenza, come avviene quando le condizioni climatiche sono quelle ottimali, ovvero precipitazioni non troppo intense, temperature nella norma con minime notturne abbastanza rigide intorno ai 19 gradi e condizioni di assenza o quasi di vento. Come notiamo, il micelio dei porcini, come avviene per quello di molte piante, di molti funghi che nascono simbionti con delle specie arboree, si presenta a volte anche in forma semicircolare e quindi tende a far fruttificare i propri corpi fruttiferi in maniera quasi lineare. Notiamo per curiosità anche la presenza della spia per eccellenza dei porcini, Amanita muscaria, che si ritrova spesso e volentieri insieme nei posti e nei luoghi di fruttificazione. Come vedete, la fruttificazione contemporanea di Boletus edulis favorisce la possibilità di osservare sia esemplari giovani e freschi, quindi giovani esemplari del nostro porcino, che come vediamo ne raccogliamo uno ad esempio. Si presentano con i pori finissimi di un colore bianco candido, alternati alla presenza di esemplari più adulti o addirittura che hanno già compiuto il loro ciclo di sviluppo e fruttificazione. Quando le condizioni nel sottobosco sono quelle ottimali, ogni angolo del sottobosco dove è presente il micelio di Boletus edulis può iniziare a dare luogo ha una nascita interessante, ha una fruttificazione importante. Questo perché il micelio trova le giuste condizioni climatiche di temperatura. Qui vediamo questo fungo baciato dal raggio del sole, sempre Boletus edulis. Notiamo un reticolo a maglie abbastanza allargate sullo stipite e il grado di maturazione dei pori della superficie meniale che ci mostra colorazioni giallognole inizianti a tendere a una leggera sfumatura verdastre. Quindi questo è un fungo che ha già un buon livello di maturazione. Proseguendo per vedere come questi miceli scelgono di fruttificare e svilupparsi tutti insieme nello stesso periodo, quando le condizioni sono buone, adesso ci spostiamo un pochino più all'interno del sottobosco. Prima eravamo al margine dove è più caldo e dove iniziano le prime fasi di nascita e di fruttificazione del micelio. Entrando un pochino più dentro la foresta, notiamo una maggiore presenza anche di esemplari più giovani. Come vedete qua, tre giovani Boletus edulis, ma anche esemplari più adulti, maturi e che hanno già compiuto la totalità del loro ciclo vitale, molto importanti poiché hanno diffuso nell'ambiente circostante milioni e milioni di spore. Proseguiamo per andare a vedere un'altra zona particolare di fruttificazione, seguendo sempre il sottobosco della Pecceta. In questo caso ci troviamo in una zona di un bosco di abete rosso con frammista qualche latifoglia intorno ai 1100 metri di quota. Curioso notare, ecco qua vi facciamo vedere un altro esemplare. Questi sono esemplari di Boletus edulis che sono stati parassitati da un ifomicete, Ifomices chrysospermus. In questo caso la muffa negli esemplari è molto evidente, quindi sono funghi che ormai non vanno assolutamente più raccolti e lasciati nel sottobosco. Talvolta questa piccola muffetta biancastra, che spesso è più evidente nella parte imeniale, quindi nella superficie della spugna, si presenta in maniera subdola. Quindi a noi può capitare di trovare dei porcini all'apparenza
privi di ogni tipo di formazione sul cappello, ma con appena accennato un piccolo segnale dall'aspetto di muffa, non evidente come in questo caso, che ci indica che il signor fungo è stato parassitato da questi formicette e quindi può diventare un problema consumarli. Sempre previa cottura, in questo caso, e comunque eventualmente valutando la possibilità, se le muffe sono estese, ovviamente funghi in questo genere non vanno assolutamente raccolti, ma se notiamo una piccola muffetta sulla superficie meniale nel fungo, dobbiamo avere l'accortezza di rimuoverla. Proseguendo ancora con la curiosità che questo sottobosco ci può offrire, arriviamo a vedere che cosa accade quando la buttata di Boletus edulis, la nascita di Boletus edulis è molteplice e il bosco risulta un bosco che non viene assolutamente percorso se non da qualche animale. Qualche animale probabilmente ha scalciato quell'esemplare di Boletus edulis così. La vediamo da prima dall'altro. Formazioni nelle punti più aperte del sottobosco di funghi già maturi e parassitati. Spostando uno sguardo un pochino verso l'alto, presenza di esemplari maturi e sentinelle nella linea più esterna, spostando un pochino lo sguardo più nell'interno, nelle zone un pochino più fresche, esemplari che crescono spesso e volentieri seguendo un disegno. A volte la formazione a cerchio, come abbiamo visto, che è tipica di molti funghi saprotrofi e spesso e volentieri si evidenzia anche per i funghi come Amanita muscaria, si può anche verificare per il porcino o Boletus edulis. E in questo caso ne vediamo bene la forma. Seguendo gli esemplari sviluppati si vede una sorta di linea zig-zag che lascia ipotizzare anche un piccolo semicerchio. È il micelio che si è sviluppato in questa rete particolare nel sottosuolo e ha deciso di far fruttificare in maniera contemporanea tutti i suoi esemplari ai fini della riproduzione. Queste formazioni, quando si trovano prevalentemente per i funghi saprotrofi, vengono definiti cerchi delle streghe. In questo caso è un cerchio di Boletus edulis o porcino. Andiamo a vedere qualche esemplare. Qui vediamo e notiamo un'altra caratteristica del nostro Boletus edulis, la presenza di questa bordatura di colore biancastro al margine del cappello. È uno dei caratteri abbastanza tipici e costanti di questa specie. In questo esemplare probabilmente la vediamo in maniera ancora più evidente e notiamo anche la presenza di quello che viene chiamato richiamo o che spesso e volentieri viene considerato un segnale della presenza di altri funghi. Questo arricciamento è dovuto all'umidità presente nel sottosuolo del terreno ed è una reazione dello stipite in un certo senso che fa per distaccarsi dal terreno. È troppo bagnato e quindi lui cerca di evitare un estremo contatto con il resto del terreno per evitare di portare a marcire quella che è la sua superficie riproduttiva, quindi la superficie meniale. Vediamo qua due esemplari cresciuti al calore di una roccia muschiata con dentro un altro giovane esemplare che fa capolino. Qui un altro Boletus edulis che sempre in virtù delle condizioni di umidità ha iniziato la fase di apertura dello stipite. Qui ancora dei giovani esemplari cresciuti in ambiente muscigeno, vicino al muschio, dove trovano sì migliori condizioni di umidità e quindi nelle aree muschiate come questa tendono a nascere prevalentemente nei periodi dove c'è umidità più scarsa, ma è anche vero che quando la stagione è più umida e piovosa, come l'autunno o tardo autunno, i funghi che nascono nelle zone o più aperte dove cade maggiormente la nebbia e la rugiada, o più aperte dove c'è la presenza di muschio e si accumula l'umidità, tendono ad avere una maturazione più rapida.